informazione qui bologna.tv, questo telegiornale di oggi sabato 22 giugno, è la versione estiva, in 90 secondi vediamo l'informazione della nostra città. Terremoto avvertito ieri a Bologna, è una scossa che è stata registrata con epicentro a Minucciano, nelle vicinanze di Fivizzano, vicino a Massa Carrara. Si è sentito intensamente anche nella nostra città, soprattutto nei piani alti, edifici con piani molto elevati. Il caldo e le conseguenze: 4 cuccioli lasciati in auto per 3 ore sono costati una denuncia per maltrattamenti a una romana di 41 anni ieri a Bologna. A chiamare il 113 in via Vizzani, dopo il resistente, è stato un bolognese che ha visto i cani nell'auto già dalle 9.30 di mattina. Le bestiole di razza non definite in età massima di 8 mesi stanno comunque bene. Nel ricordo di Enzo Biagi, sarà Milena Gabanelli a inaugurare la seconda edizione della segna Enzo Biagi, il mestiere del giornalista, in programma dal prossimo 28 giugno fino al 6 luglio a Lizzano in Belvedere. Bologna Pride con moderazione. Come l'anno scorso saranno senza carri né musica amplificata il Bologna Pride in programma per sabato 29 nel centro di Bologna, una scelta che rimarca il carattere sempre più politico della manifestazione. Sono i giorni di Vasco, oggi e domani lo stadio dell'area dedicato al grande artista pop rock della zona nostra, ormai anche se di Zocca, comunque bolognese acquisito anche per le sue attività in città. Due giorni dedicate alla kermesse di Vasco Rossi che si ripeteranno poi con un appuntamento la prossima settimana. È tutto per oggi, vi rimando domani e vi auguro un buon weekend.